Gardner la linea di difesa. Centrocampo ha in marchese il playmaker Mendler e Brown, i due interni, il tridente con il francese Badian, poi Gerrit Müller e Berco. La panchina a disposizione di Stephen Horst, i portieri Stattelmeier e Klaver, kicker, la squadra che ha lanciato nel mondo del grande calcio niente meno che Jürgen Klinsmann, proprio lui. Subito andiamo a vedere come parte la formazione con Stein, giro palla all'indietro, il portiere Müller calcia lungo, palla in zona di Badian, colpo di testa, Gerrit Müller controlla, poi Cardi, arriva anche Brozovic, Palacio va da solo, carica al destro, il tiro, e gol! Inter in vantaggio, Rodrigo Palacio, è suo il primo gol stagionale, dopo due minuti, Inter in vantaggio con il gol di Rodrigo. Un errore in disimpegno da parte dei centrocampisti dello Stuttgarter, non si fa pregare più di tanto Palacio che fa tutto da solo, parte palla al piede. Rivediamo la bella rasoiata che brucia il tentativo di Corbinian Müller di arrivare, e quindi al primo affondo l'Inter va già in rete, 1-0. È di fatto l'unico nuovo acquisto presente in campo questo pomeriggio. Controlla il Kashmir di Mauro Icardi che arriva al limite, filtrante per Rodrigo, è solo, il tiro ed è doppietta del Faenza. Bellissima la giocata con cui Mauro Icardi regala l'assist a Palacio per il raddoppio. Il prossimo 23 del mese di luglio, quando noi saremo alla terza partita amichevole, loro iniziano il campionato. D'Ambrosio, Icardi sullo stretto, Kovacic veloce, la palla per Danilo che può andare con il tocco centrale per Palacio, è un attimo lunga o perlomeno è attento Mark Stein nella chiusura, poi Palacio gli ruba palla con grande giusto tecnico, palla al limite, Hernanez carica a sinistro, svirgola Brozzo, solo, il gol è 3-0, Marcelo Brozovic. E alla fine il tentativo di disturbare la giocata di Hernanez. Ci sono i portieri Carrizo, Berni e Radu, non penso che entreranno tutti, probabilmente vedremo uno scappo di Carrizo, Leroni Müller, Riccardi e solo Mauro, il tiro! Maurito, Irene Bomber, primo gol stagionale al 29esimo, è il gol del 4-0, questo onestamente. La ripartenza ancora con il tentativo di Stein, palla larga, il tentativo di Badian di crossare, chiuso, allora all'indietro, ancora palla per Leutenecker, ancora Badian, posizione irregolare, era messo male l'assistente, cross sul secondo palo dove c'è un controcross al centro, cerca di girarsi e c'è il gran gol di Fischer, ruba il tempo nettamente il centravanti che protegge bene con il corpo, proprio di fisico questo gol e questa giocata di Manuel Fischer appena entrato. Rivediamolo, il cross al centro di Mendler, vedete che controlla, protegge, Andrealli prova a contrastarlo ma viene beffato, lo stesso dicasi per Pablo Carrizo, e il gol del punto ai box dalla fase finale del campionato primavera, manca poco, mi diceva l'altro giorno al suo ritorno in gruppo, ma è stato un infortunio importante ed è fuori da parecchie settimane. E quindi ecco che in attesa di qualche acquisto, attenzione a Baumgartner che va al tiro e poi spazza via come può la nostra difesa, attenzione ancora il gol ancora di Fischer, 4-2, una palla vagante, esperienza, vedete questa serie di rimpalli, andiamo con un po' di leggerezza su quei palloni e Fischer mette in rete per il gol del 4-2. Dicevo, in attesa di arrivi di attaccanti che potrebbero, non è preciso tanto quanto la rapidità di inserimento, e quindi ripartono loro con Condogbia che recupera bene, smista rapido il pallone servendo Di Marco che va al tiro quasi da fermo, pallone che taglia l'area di rigore e termina a lato, un 4-5 metri. Formazione dei Kickers che va a fare anche il terzo gol con Ivan, finisce quindi 4-3 con un gol proprio sulla sirena. Ed è grande gioia ovviamente per, è a un passo dall'inizio del proprio campionato che sta lavorando da quasi un mese, si sono radunati il 17 di giugno e quindi sono molto